con Eugenio Sartorelli in collegamento con noi, investimentivincenti.it. Eugenio, buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Quindi direi, come aveva ragione la Lagarde, inflazione transitoria, assolutamente. Beh, fosse poi l'unica a dire... scusate, a definirla transitoria. Il dato è, lo vedete, 21,9% su base annuale, il dato precedente 16,1% e l'attesa era 19%, quindi l'attesa non era neanche poi così, diciamo, vicina al dato precedente. Ciononostante, quasi 22 punti percentuali per quanto riguarda il mese di ottobre. Lagarde, ma non soltanto lei, oserei dire, a parte gli ultimi cambi di marcia, diciamo, proprio del last second, ecco. Sì, no, beh, allora Lagarde ha detto che ancora non si è espressa dicendo che forse non è transitoria. Sì. Si è finalmente espresso, probabilmente da... La Yellen gliel'ha suggerito a Powell, visto che lei era al suo posto la volta precedente, ha detto: guarda che stai facendo una brutta figura se continui a mentire sapendo che stai mentendo. E quindi vedi un attimo di aggiustare il tiro. Ecco, lui l'ha fatto, la Lagarde evidentemente è ancora tutta inebriata, che è una star, è diventata una star della TV, e allora aspetta tempo, prende tempo. Ma tu dici che dopo Fazio, insomma, chi la ferma sì. più? Allora, se è andata da Fazio, evidentemente credo che non è che Fazio sia la prima volta che fa la comparsata, credo che la faccia anche un'altra. Tu va bene, perché secondo me è giusto che comunichi. Un ruolo come il suo direi che sarebbe più da intervista in una sala conferenze, non da Fazio. Un ruolo come il suo, ci va un politico, non uno che dovrebbe far finta di non far politica. E quindi questo mi spinge a pensare che alle prossime elezioni presidenziali francesi, non questa, ma quelle dopo ancora, ci sarà la carta, che già evidentemente si sta posizionando. Ah, dici, eh? Ah, beh, sì. Direi che se c'è da scommettere, se c'è qualche laboratorio che me la quota, io compro subito la quotazione. Ok. Bene, allora sì. Questo ce lo segniamo e senz'altro... Vai, però, Eugenio. Andiamo, ma vi faccio vedere... Il caso eclatante, anzi ve lo faccio vedere io, che è lo stesso grafico tuo, adesso lo faccio vedere, sì. Metto in condivisione lo schermo, è lo stesso grafico tuo, però visto con i dati dall'inizio fine 1970, cioè è una cosa clamorosa, eh? Cioè il dato più alto dell'Europa storico dei prezzi della produzione è stato intorno all'11%, è una cosa, ma assolutamente, anche se rientra e si dimezza, e va al 10%, siamo sempre su livelli elevatissimi. Ricordo che questa è la preinflazione, è l'inflazione che pagano le aziende, cioè non è la preinflazione, è inflazione anche questa è un'inflazione industriale, che però poi le aziende non è che si possono tenere in carico il 20% di inflazione, certo. Cioè un po' lo devono scaricare, se no qualcuno chiude, cioè vende senza guadagnare, anzi perdendoci. Ecco perché ci sono gli aumenti. Ma qual è il problema dal punto di vista economico? Il sociale, mettiamolo più così, è che i produttori devono passare i prezzi al dettaglio, e al dettaglio devono aumentare i prezzi, e ovviamente c'è il primo litigio tra quelli che devono vendere ai consumatori, cioè quelli che fanno da inframmezzo, cioè diciamo i grandi magazzini, i negozianti e così via, che si devono poi subire il primo rialzo, e li litigano con i produttori, dicono: ma com'è possibile sto rialzo? E li litigano, e incomincia a esserci il primo sospetto: ma non è che questo vuole fregarmi i soldi perché vuole guadagnare di più? Perché alle volte effettivamente sono onesti i rialzi, alle volte altri sono meno onesti, dipende anche dalle persone con cui che fare. Poi a sua volta quello che sta in mezzo, cioè il venditore, deve andare a litigare col consumatore finale, che pensa esattamente la stessa cosa di lui: ma non è che vuoi fregarmi, mi chiedi un aumento solo perché vuoi guadagnarci di più? E qui nasce la situazione del sospetto. Ecco, questa situazione di sospetto generale, che qualcuno vuole fregare qualcun altro, dove effettivamente qualcuno vuole fregare qualcun altro, ma è l'eccezione, la regola è che la maggioranza degli imprenditori e dei negozianti comunque più o meno ha un suo guadagno che vuole fare, ma non è che vuole ricamarci su questa cosa dell'inflazione. È una minoranza, io almeno la penso così, per quelli che le persone che conosco, sia che siano imprenditori sia che siano invece venditori più al dettaglio, sono più o meno così, cioè sono persone di una buona di un'onestà intellettuale, quindi l'aumento che gli fanno poi lo portano direttamente senza lucrarci. Però questo crea un sospetto generale, il sospetto generale rallenta i consumi.
cioè psicologicamente questo meccanismo che vi ho spiegato rallenta i consumi, perché c'è un sospetto generale di fregatura, e questo rallenterà i consumi, il che rallenta l'economia, il che sicuramente darà ragione alla Lagarde, che dirà: hai visto che l'inflazione scende perché diminuiranno i consumi. Ma questa non è una cosa positiva, se rallentano i consumi, cioè l'inflazione è positiva se i consumi rimangono elevati, certo. Ma se l'inflazione porta a un forte rallentamento economico, e questo non va bene, questo non va affatto bene, perché allora ci sono altre problematiche da affrontare, e comunque crea un po' di malcontento sociale, uno per il motivo che vi ho detto, e secondo, l'altro motivo è: visto che il consumatore finale deve pagare di più i prodotti, va dal suo datore di lavoro e dice: scusa amico mio, io sto pagando, a parte l'energia che mi sta costando il doppio, ma la verdura, la frutta, altre cose sono aumentate del 4, 5, 6%. Se non tu non mi aumenti lo stipendio, io con la mia famiglia non arrivo a fine mese. Altro tensione sociale che si aggiunge. Ecco perché l'inflazione deve essere governata, perché crea tensioni, crea malcontento e crea anche povertà in certi casi. Beh, poi in Italia ultimamente se ne parla, no? È l'unico paese in cui gli stipendi non si adeguano all'inflazione degli ultimi 30 anni, no? È una delle notizie più battute in questi giorni. È vero, molto lentamente, e io onestamente qui dovrei, non ho una conoscenza del mondo sindacale abbastanza approfondita, però io ho sempre avuto un'idea che il mondo sindacale italiano è forte. Ricordiamoci che i sindacati sono una parte sociale fondamentale, perché devono contrattare con quelli che sono l'altra parte forte, che sono gli imprenditori. Quindi ha un ruolo sociale fondamentale il sindacato. Io mi sono sempre fatto l'idea che il sindacato italiano è forte, mediamente, anche se sono diviso in varie sigle. Se come dici tu, ma è vero quello che dici, non sono riusciti ad agganciarsi bene all'inflazione, questo è anche un demerito delle contrattazioni sindacali, che evidentemente devono fare un po' meglio il loro lavoro, magari difendere meno rendite di posizione di alcuni comparti, e invece andare a combattere con chi veramente non riesce ad adeguare il loro stipendio, agganciarlo all'inflazione e proprio. Ecco, quindi sarebbe da approfondire, lo dico senza aver approfondito la questione, però a prima battuta direi questa cosa, che c'è una mancanza di attenzione da parte dei sindacati italiani rispetto a quelli del resto delle nazioni europee. Tornando all'inflazione, quindi tu pensi che sia stata Janet Yellen ad aver in qualche modo tirato l'orecchio a Jay Powell, dicendogli: guarda che insomma manchi solo tu, diciamo, all'unanimità secondo cui appunto l'inflazione non sarà transitoria, e in questo senso insomma non ha dovuto far altro che adeguarsi appunto anche, sì, anche Powell. Casualmente, sì, ti chiedo, proprio no. A ridosso del suo rinnovo come presidente della Fed? Dopo il rinnovo sicuramente importanza, ma la Yellen l'aveva già detto qualche settimana fa, non mi ricordo in che discorso l'aveva detto, ma l'aveva detto: beh, l'inflazione forse ci vorrà un po' più di tempo perché rientri, e l'aveva già detto. Le ultime due uscite di Powell sono state ieri e l'altro ieri, ma sì, c'era anche la Yellen, perché tutti e due devono fare ogni tre o sei mesi, devono fare un'audizione, prima in Senato e poi alla Camera dei Deputati, prima uno e poi l'altro, e quindi lì non potevano andare a dire che uno diceva una roba e l'altro ne diceva un'altra sull'inflazione, dovevano mettersi d'accordo, e ha vinto, non ha vinto quello più forte, ha vinto quello che vedeva con le cose con gli occhi più realistici, cioè la Yellen, che vedeva che l'inflazione intanto era molto alta, e secondo, non era così facile governare. Aggiungo io che anche altre volte l'ho detto in questa trasmissione: uno Stato che è importatore netto, come gli Stati Uniti, non può dichiarare l'inflazione la tengo sotto controllo, è contro le leggi economiche. Se sei importatore netto, ti importi l'inflazione, punto. Certo, se gli Stati Uniti, hai certo un potere di contrattazione che nessun'altra nazione al mondo ha, compresa la Cina, e quindi con i tuoi interlocutori che ti vogliono far pagare di più dei beni e servizi, poi se fai la voce grossa quello ti deve ascoltare. È però un importatore netto, cioè gli Stati Uniti vivono, tra virgolette, alle spalle del resto del mondo, consumano un sacco, spendono un sacco, importano tantissimo, e cosa fanno? La banca centrale stampa e ti paga in dollari. Quindi loro possono importare beni e servizi all'infinito, tanto la loro banca centrale può stampare all'infinito e nessuno gli dirà mai niente. Sto aspettando che questa cosa però succeda col Giappone, che prima o poi qualcuno gli dirà: scusami un attimo, tu hai un debito che è il 260% del PIL e mi continui a pagare gli yen,
facciamo che mi paghi solo in dollari e, oppure facciamo un baratto. Io me l'aspetto prima o poi sul Giappone, perché non è possibile che continuino a fare questa cosa. Ricordiamoci che il Giappone in realtà è un esportatore netto e quindi un pochettino di più può permettersi queste cose, ma non si può permettere comunque un debito del 260% comprato per oltre il 60% dalla banca centrale. Prima o poi qualcuno deve andargli a scoprire le carte in Giappone. Made in Japan, come si dice in questi casi, ma volevo anche aggiungere, peraltro proprio tra ieri e oggi la BCE si è rivolta alla Fed dicendo dovete essere più chiari sull'inflazione, perché avete così da un giorno all'altro abbandonato l'espressione transitoria, perché appunto in riferimento alla Fed, Janet Yellen è segretario di Stato, e quindi è come se Christine Lagarde avesse a sua volta tirato l'orecchia alla Fed dicendo guardate che così non siete propriamente chiarissimi sulla vostra gestione dell'inflazione. Ti ha in qualche modo, come hai interpretato questa mossa dalla BCE? Adesso non so se ha detto esattamente così o era più articolata. Diciamo che se il senso era questo, probabilmente gli sta crescendo il naso alla Lagarde, come quello di Pinocchio. Non mi viene altro da dire. Perché mi pare che da Fazio, io non l'ho sentito, mi pare che da Fazio abbia detto che l'inflazione sarà alta ma non per molto tempo, mi sembra, e questo ha continuato a dire in pubblico. Ricordo che tra l'altro in settimana, come le ultime settimane, ogni giorno, ogni santo giorno ci sono quelli del board della Banca Centrale d'Inghilterra, della Banca Centrale Tedesca, parlano sempre tutti i giorni. È impressionante, è una cosa veramente impressionante. Io non l'ho mai visto, io faccio trader e analista da oltre 20 anni, io non ho mai visto una presenza così costante, è una cosa impressionante e viene veramente paura, cioè forse ci vogliono dire qualcosa di cui non siamo molto pronti e allora continuano un pochettino alla volta, indovano la pila e poi arriva la mazzata. Veramente non riesco a capire questa presenza. Per esempio oggi alle ore c'è Panetta, sto guardando proprio, sì. C'è Panetta che parla, poi cos'è che c'è Boxic, scusate se lo chiamo Boxic perché sì, perché ti ricorda Alan Boxic, croato, ex Lazio. Vedete, parla questo qui, Barkins, Quarles e altri, cioè è impressionante, tutti i giorni, poi ogni tanto qualcuno anche... Come se fossero in coda davanti al microfono, no? E ok, adesso parli tu, adesso levati che adesso tocca a me. Certo, anche quello della banca, della Boggi, guarda, Suzuki, che sicuramente andrà a piedi. Sì, che ha già parlato stanotte, peraltro. Stanotte, ecco, Suzuki. Cioè, insomma, io non so, veramente non so cosa vogliono comunicare di preciso con questa presenza. Ho un po' paura, veramente, non sto scherzando, non lo sto dicendo come battuta. Ho un po' paura che ci sia qualcosa che vedevano poi alla fine arrivare alla conclusione di qualcosa che non piacerà. Una mia idea, perché ripeto, non ho mai visto, ma neanche quando a marzo-aprile dello scorso anno, dove effettivamente era importante la presenza, non erano, o a maggio, insomma, quando è stato il momento peggiore della pandemia, del lockdown, io non erano così presenti, assolutamente. E quindi, vedremo. Senti, allora c'è una domanda da casa, io volevo chiederti anche questa differenza così netta tra il mercato europeo e quello americano che ieri ha chiuso fortemente negativo, ieri l'Europa invece ha chiuso con guadagni oltre il 2%, oggi sono un po' più... sono un po' più, diciamo, timide. C'è però questa domanda che, insomma, il nostro amico Marco, così, insomma, a Roma direbbero così debotto, senza senso forse eccessivo, però ci chiede una domanda, forse si può ricollegare anche al fatto che, se hai visto, come avrei visto Eugenio, il mercato dell'auto ha subito un nuovo arresto, insomma, piuttosto importante, in Italia 104.000 nuove immatricolazioni, che rappresenta il 20% in meno rispetto al 2020 e il 30% vado a memoria a spanne rispetto al 2019. E allora il nostro amico dice: ma cosa pensate della deindustrializzazione in atto nel nostro paese a beneficio dei paesi dell'est, per esempio la Polonia, non dovrebbe far paura all'Italia? Eugenio, poi andiamo a vedere i mercati. Guarda, prima rispondo facendo vedere, ecco, il grafico di Stellantis. Cioè, che clamoroso, esce quel dato lì, cosa fa Stellantis? Sale, perfetto, fate Stellantis. Quindi se poi vendono zero auto, questa andrà a 30 il titolo, suppongo, a questo punto. Quindi meno auto vendono, più sale, perfetto.
Poi tra l'altro la cosa che mi stupisce è che per alcuni titoli vedi Telecom che al di là dell'Europa era collassato, ma giustamente perché i bilanci non erano buoni, e invece Stellantis vende meno auto, sale, va bene. Non dico che non ce l'ho con Stellantis, ma tutto il comparto automobilistico, a parte Renault, cioè Volkswagen, Daimler, cioè sono tutti lì che salgono o comunque non scendono, malgrado quest'anno i bilanci saranno molto molto molto, e aggiungo quanti molto volete, inferiori alle attese. Avranno degli utili, ma molto molto più bassi rispetto alle attese, e però sale, è che vedevo lì. Ne parleremo magari un'altra volta, facendo anche un confronto di vari grafici. Tornando alla domanda molto interessante, io direi che al di là del fatto che l'Italia storicamente è più un fornitore di beni, quindi produttore, che di servizi, io direi che la Gran Bretagna, che è soprattutto un fornitore di servizi, non mi pare che se la passi male, no, la Gran Bretagna? Cioè, una deindustrializzazione vuol dire una deindustrializzazione all'interno di un sistema europeo, e quindi passare di più da un'economia produttiva a un'economia che porta servizi, che è quello che ha fatto la Gran Bretagna, la UK, ancora molto tempo fa. Ovviamente loro avevano anche il Commonwealth, però sì, insomma il Commonwealth si sta sfilacciando. Non è una cosa negativa, guardate che gli infortuni sul lavoro sono soprattutto nelle fabbriche, non negli uffici. E il logoramento da lavoro, soprattutto nelle fabbriche, al limite negli uffici c'è stress. C'è uno stress del lavoro, ma non l'affaticamento del corpo. Quindi, secondo me, il fatto che un po' si sposti la parte produttiva, la produttiva però quella di basso livello, cioè quella dove si fatica, quindi dove no, la tecnologia pesa meno ma conta di più la forza umana, io non lo vedo come negativo. L'importante è che si sostituisca con, che ne so, io un titolo che a me piace molto, che è Avio, che lavora nell'aerospazio, che aumentano i posti in quel settore lì, i settori a elevata tecnologia, dove soprattutto si cerca manodopera specializzata. Io lo vedo più come positivo che come negativo, soprattutto se è regolato all'interno della comunità europea. Mi preoccuperei se invece fosse la Tunisia, il Marocco, la Turchia già lo sta facendo da tempo, cioè i paesi del Nord Africa che portano via, e allora mi preoccuperò un po'. Ma se tutto viene all'interno della comunità europea, io lo ritengo positivo. È anche naturale, cioè negli Stati Uniti questa cosa, gli Stati Uniti a cui noi dovremmo sempre di più assomigliare, è una cosa che è accaduta nei decenni un sacco di volte, cioè gli stati più ricchi hanno spostato la parte industriale più dove ci voleva solo lavoro umano e non tecnologia, negli stati dove c'erano meno costi all'interno degli Stati Uniti. E hanno sostituito con più servizio o comunque con produttività più legata alla tecnologia. Io la vedo più un'opportunità. Allora Eugenio, la regia mi fa notare che dopo di noi c'è una Awards importante, quindi dovremmo essere chirurgici nella chiusura, abbiamo ancora quindi qualche minuto. Ci fai vedere la differenza ciclica tra appunto Borsa Europa e Wall Street? Sì, questo è importante perché ieri c'è stata un'inversione che mi ha fatto solo felice. Sì. Ve lo faccio vedere perché qui, vedete che qua in alto abbiamo l'S&P, anzi adesso ve lo ingrandisco. Cosa è successo? Dal punto di vista ciclico c'è stato un minimo il 26, poi ha fatto un minimo il 30 e lì sembrava ripartito tutto. E poi invece ieri, papam, sciabolata sulle parole anche del presidente Fed. Diversamente l'Eurostox, anche lui ha fatto il 26 un minimo, il 30 ha fatto un altro minimo, ma adesso sta recuperando. Cioè sul minimo del 30 c'è stata proprio una divergenza di forze cicliche. Il 30 secondo me è un ciclo che si chiama settimanale, e c'è proprio una divergenza che io aggiungo è forse che finalmente qualche operatore, me la sto raccontando io questa cosa, sì, forse qualche operatore finalmente ha deciso di mettersi gli occhiali, perché forse qualche operatore, e non sto parlando di trader, parlo di gestore, sì, forse magari va a vedere un grafico come questo, che l'Europa, lasciate perdere le linee verticali, che sono strutture cicliche, rispetto ai massimi pre-Covid, che sono questi, sta il 10%, 15% sopra, e quindi forse si possono trovare delle pepite. Andiamo a vedere l'S&P 500, cioè l'S&P, e non ho mosso il naso, cioè l'S&P 500, adesso lo metto settimanale, cioè guardate dove si trova rispetto ai massimi pre-Covid, questi sono i massimi pre-Covid, cioè si trova il 40% sopra, 35%, cioè quindi a me sembra naturale questa cosa, e mi stupisco
che succede, è successo solo un giorno e che non continui, per me dovrebbe continuare per tutto dicembre, cioè una forza relativa superiore, cioè anche l'America mi aspetto che recuperi entro il 15, ma l'Europa molto di più. E l'altra cosa clamorosa è ma perché cavolo l'Europa è scesa così, guardate anche qui dal punto di vista ciclico importante, il minimo, perdonatemi, il minimo del 6 ottobre, minimo sì. ciclo importante, è arrivata molto vicino e l'America invece cosa ha corretto? Ha corretto praticamente un 50% neanche meno rispetto ai minimi di inizio ottobre. Ma perché? Per quale motivo? Cioè io veramente rimango basito da queste scelte miopi che vanno sempre a comprare quei 5, 10, 15 titoli americani e tengono alto il mercato. Ma quel mercato a un certo punto scenderà per mancanza di compratori, ve lo dico. Quando ci sarà un ritiro di liquidità, quei 10-15 titoli, ci sarà gente che li vuole vendere e nessuno che te li vuole più comprare. O comunque pochi trader che non soddisfano l'offerta che sarà mostruosa. Io questo mi aspetto che accadrà, quando veramente ci sarà un ritiro di liquidità. Eugenio, per quanto riguarda le cripto, l'appuntamento lo rinviamo di una settimana perché non abbiamo più certo. tempo a disposizione, però insomma me lo segno perché avevamo anche una piccola parentesi da dedicare alle cripto. Lo facciamo la prossima volta con l'aiuto di Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it. Grazie Eugenio e buon proseguimento, alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti, ciao Giacomo.